funzionano le carte contactless di cui sentiamo spesso parlare? E soprattutto, come possiamo sostituire una carta fisica con il nostro smartphone per andare a ritirare dei soldi in banca? Dietro a queste due semplificazioni della nostra vita c'è una tecnologia che ha a che fare con la fisica. Oggi scopriamo come funzionano RFID ed NFC. Ci vediamo dopo la sigla. Benvenuti in questo nuovo video di Fisica in Pillole e della serie Cosa c'è nel mio smartphone. Oggi vedremo come funzionano RFID ed NFC, che sono due tecnologie molto simili e allo stesso tempo molto diverse. La tecnologia NFC è praticamente nata da una costola della tecnologia precedente, RFID. Per questa ragione cercheremo di capire prima come funziona RFID e poi vedremo come funziona l'NFC. RFID sta per Radio Frequency Identification e serve a memorizzare informazioni su cose o animali. Per esempio, questa tecnologia viene utilizzata per i sistemi antitaccheggio nei negozi o per la classificazione di oggetti in dei magazzini e viene utilizzata anche per il microchip che si mette, per esempio, nei cani. Tra il microchip del cane e l'antitaccheggio c'è una differenza, ma lo vediamo tra poco. Ogni sistema RFID è composto da un tag, un lettore e un sistema che gestisce tutto, quindi si occupa di leggere e di trascrivere i dati. Tag può essere una tessera o un portachiavi come questo. In ogni tag o trasponder c'è un'antenna, un microchip che contiene tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno e ovviamente abbiamo bisogno di un supporto fisico che contenga. Infatti qui dentro, come vedremo a breve, c'è un chip e un'antenna. Tutto contenuto in questa tessera. Esistono diversi tipi di tag. I tag che vi ho fatto vedere prima, quel portachiavi e quella tessera, sono tag passivi perché non hanno una batteria all'interno, per cui funzionano solo se vengono, tra virgolette, riattivati. Per capire come vengono riattivati, bisogna capire come funziona la comunicazione RFID. La comunicazione RFID avviene tramite radiofrequenze. Che cosa significa questo? Vengono mandate delle onde elettromagnetiche al dispositivo, al tag in particolare. All'interno dei tag ci sono dei circuiti attraverso i quali non scorre corrente. Però noi sappiamo che campi magnetici variabili, quindi che cambiano nel tempo e che non sono statici, quindi non sono costanti nel tempo, sono in grado di generare delle correnti. Una volta avvicinato il lettore al tag, questo riattiva il tag emanando le onde elettromagnetiche. Queste onde elettromagnetiche, che contengono un campo magnetico al suo interno, riattivano perché il campo magnetico è variabile, per cui genera una corrente indotta all'interno del tag che lo risveglia. Una volta che il tag si è risvegliato, possono comunicare lettore e tag tramite radiofrequenze. Possiamo sia scrivere sul tag, per esempio nel momento in cui dobbiamo memorizzare un dato, per esempio quando portiamo il cane a fare il microchip, mettiamo tutti i nostri dati e poi questi dati restano nel microchip e nessuno li può cancellare fino a che non arriverà qualcun altro che utilizzerà il lettore o per scrivere o per leggere i dati, nel caso per esempio in cui abbiamo perso il cane. Poi abbiamo detto che c'è anche un sistema che controlla il tutto e che quindi controlla tutti i reader. Immaginiamo per esempio di essere in un magazzino, dove bisogna fare l'inventario della merce. L'inventario della merce non lo fa una sola persona, ma magari lo fanno 10 dipendenti. Ogni dipendente avrà il proprio lettore RFID. Quindi ci dovrà essere un sistema che raccoglierà tutte le informazioni del reader. Abbiamo detto che l'RFID ha diversi utilizzi, ma c'è una differenza tra ogni utilizzo? Sì, l'RFID lavora a diverse frequenze: basse frequenze, alte frequenze, altissime frequenze e ultra. Ogni frequenza, ogni banda di frequenza ha una sua portata. Quindi, per esempio, le basse frequenze sono a corto raggio, mentre quelle ad alta frequenza hanno una portata maggiore. Ogni frequenza quindi ha una sua portata e di conseguenza ha una sua applicazione. Negli ultimi anni i sistemi RFID si sono praticamente superati. Una tecnologia che sta pian piano superando l'RFID è proprio l'NFC, Near Field Communication. Il principio fisico alla base è molto simile.
lo scambio di informazioni, proprio come nell'RFID, avviene tramite onde elettromagnetiche. Nel caso dell'NFC in particolare, le onde elettromagnetiche hanno una sola banda, solo quella, a differenza per esempio dell'RFID che abbiamo visto che ha più bande di frequenza. L'NFC è usata per i pagamenti contactless, è usata per Apple Pay, Google Pay, per lo scambio di informazioni tra telefoni. La grande differenza tra l'RFID e l'NFC è che l'NFC supporta anche i tag, ma il perno centrale di questa tecnologia è che i dispositivi possono comunicare tra di loro. Non abbiamo bisogno di un tag per scambiare informazioni, ma due dispositivi dotati di antenna possono comunicare tra di loro. Possiamo utilizzare la tecnologia NFC in tre modalità. La prima modalità è quella peer-to-peer, in cui due dispositivi dotati di antenna possono comunicare tra di loro, come nel caso per esempio di due smartphone che comunicano tra di loro. Un'altra modalità è quella in cui sostituiamo un oggetto fisico come la carta di credito con uno smartphone che praticamente simula la carta di credito e che ci permette di, per esempio, prelevare ad uno sportello bancario. Un altro modo di utilizzare questa tecnologia è quella di utilizzare ancora una volta i tag, in questo caso però NFC. Abbiamo detto che una delle modalità è la connessione peer-to-peer, che ci permette di far comunicare due telefoni se messi uno a fianco all'altro. Questo potrebbe superare per esempio la tecnologia Bluetooth? In realtà la tecnologia Bluetooth ha tutta una serie di benefit che l'NFC non ha. In primis la velocità di trasferimento dati, che è più lenta per quanto riguarda l'NFC. Un altro pro a favore del Bluetooth è la portata. Infatti la Near Field Communication, l'NFC, ha una portata di soli 10 cm. Per cui o i telefoni sono molto vicino o non possono comunicare. Un pro però a favore della tecnologia NFC è che non c'è bisogno dell'accoppiamento. Nel momento in cui avvicino due telefoni, questi incominciano a comunicare. Anche nel caso della Near Field Communication, la comunicazione tra i due dispositivi avviene tramite onde elettromagnetiche che, avendo un campo magnetico variabile, riescono a indurre delle correnti e quindi i due dispositivi riescono a comunicare tra di loro. Oltre che negli smartphone, la tecnologia NFC si trova anche in altre cose di uso quotidiano. Un esempio è la carta d'identità elettronica. Ha un chip che è NFC. Adesso nei nostri portafogli abbiamo carte di credito contactless, molti di voi sicuramente adesso avranno anche la carta d'identità elettronica. Come posso proteggermi da malintenzionati? Un modo è comprare uno di quei portafogli che proteggono. Ma come fanno a proteggere da questi tipi di malintenzionati? Semplicemente all'interno del portafogli vengono inseriti delle gabbie di Faraday. Le gabbie di Faraday, detto in maniera molto semplice, sono delle gabbie all'interno delle quali non può entrare radiazione elettromagnetica. In realtà, se volete, ve li potete costruire anche da voi. Con un po' di alluminio mettete dell'alluminio intorno alla carta e in teoria non dovrebbero leggere più i vostri dati. Adesso è arrivato il momento di vedere come effettivamente funziona un sistema RFID e di vedere come è fatto all'interno. Il programma in questo caso è molto semplice. Se la tessera magnetica è riconosciuta dall'RFID, allora accenderà il LED verde. Vediamo. Come vedete, il LED che si è acceso è quello rosso e quindi non va bene. Se io avvicino la tessera, invece, si accende il LED verde, il che significa che ha riconosciuto la tessera. Quello che abbiamo fatto con il nostro lettore lo possiamo fare anche con il nostro smartphone. Basta scaricare un'applicazione. Da questa schermata possiamo vedere cosa è stato memorizzato all'interno della tessera magnetica o del tag stesso. In questo caso qui non è memorizzato nulla perché sono entrambe vuote. Qui però ci viene detto qual è il tipo di tessera che abbiamo avvicinato, il suo nome identificativo e ci dice anche che tipo di tecnologia è stata usata. Prima vi ho detto che sia la carta che il portachiavi hanno al loro interno dei circuiti. Adesso vediamoli. Come vedete c'è una cosa in controluce e questo è il nostro microchip. Nella tessera si vede anche meglio. Vedete, si vede tutto il circuitino fino a qui dove c'è il chip. Il video di oggi finisce qui. Noi ci vediamo in un prossimo video.